Ciao ragazze, bentornate sul canale o benvenute se siete delle nuove iscritte. Oggi sono qui insieme a questo puzzolino, cucciolino Morris, a rispondere a alcune domande che mi avete fatto. Ho postato una foto su Instagram l'altro giorno, ieri forse, non mi ricordo, dove praticamente vi chiedevo di farmi alcune domande. Quindi andremo a leggere insieme le domande e ovviamente andrò a rispondere. Marta81Q, ciao Marta, un bacio. Come ti vedi tra 5 anni o come vorresti essere? Oddio, come mi vedo tra 5 anni? Sicuramente mi vedo con una mia famiglia. Diciamo che già la nostra piccola famiglia l'abbiamo quasi creata, siamo io, Paolo e Morris, ma ovviamente manca un altro elemento che arriverà chissà quando, però mi vedo così fra 5 anni. E ovviamente anche lavorativamente parlando, io e Paolo spero che continuiamo a lavorare come stiamo lavorando adesso, se non di più. Passiamo alla prossima domanda, che è di Leonora Fashion, alla quale mando un grosso bacio, che mi segue sempre sempre sempre. Ma adesso dove vivi? Hai lasciato la tua famiglia per lavoro o fai la makeup artist? Ora fai la makeup artist e la tua sorellina. Sei favolosa. Grazie, un bacione. Allora, voglio specificare come prima cosa che non sono una makeup artist, ma quello che faccio su YouTube lo faccio per passione. E il mio lavoro principale è quello della designer e graphic designer, per cui io non sono una makeup artist. Io vivo in Puglia, ho vissuto a Milano per un po' di tempo, sono ritornata in Puglia, che è la mia regione. E adesso vivo qui e insieme a Paolo e ovviamente alla mia famiglia. E la mia sorellina vive ancora con i miei genitori perché è piccolina. Eleonora Bertiato mi chiede innanzitutto, Ares saluta Morris. Ciao Ares, Morris, vieni a salutare Ares. Morris, Maglione, quanta nanna. Niente, saluta Ares dal mondo dei sogni. E se splendida forma, qualche consiglio per la prova costume? Allora, per quanto riguarda la prova costume, diciamo che ancora non siamo pronte, per cui Pamela si sta mettendo sotto affinché questa prova costume non sia tragica. Cosa sto facendo? Mi sono affidata a una persona, ovviamente io di base non ho nessun tipo di problema, né di, per fortuna, di salute né di altro genere, per cui ho potuto fare questo tipo di scelta. Quindi prima di farla anche voi una scelta del genere, fate i dovuti controlli. Mi sono affidata a una persona che mi segue a livello di allenamento ma anche di alimentazione, per cui faccio un'alimentazione abbinata all'allenamento in modo tale da ottenere i risultati migliori e avere uno stile di vita più sano. È un discorso molto delicato e molto lungo, quindi se vi interessa sapere qualcosa più in merito, fatemelo sapere, che magari o ve ne parlo in un video specifico o addirittura posso farvi un vlog dove vi faccio vedere quello che mangio, come mi organizzo per quanto riguarda l'alimentazione adesso che mi sto allenando. Quindi fatemi sapere se può interessarvi. Procediamo con la prossima domanda. Claudia Triolo, convivi quando ti sposerai? Un bacio, ti seguo sempre. Ciao Claudia, un bacione anche a te. Allora sì, convivo con Paolo ormai da 6 anni, sì, e ci siamo un attimino allontanati quando mi sono trasferita a Milano, non allontanati a livello di rapporto, ma allontanati fisicamente, perché ho lavorato a Milano per qualche mese, per cui abbiamo vissuto un po' a distanza, ma eravamo, diciamo, tra virgolette abituati, perché comunque tutto il mio periodo universitario abbiamo vissuto la nostra storia a distanza, per poi ritornare insieme a vivere insieme. Per cui sì, viviamo insieme da parecchi anni ormai. Qual era l'altra domanda? Quando ti sposerai? E questo io non lo so. Quando Paolo deciderà di farmi la proposta, mi sposerò. Comunque non lo so, per adesso conviviamo, ma più o meno la stessa cosa, diciamo che il sposarsi è più una formalità, un desiderio personale, ecco. Marta Biasco mi chiede, come è iniziato il tuo 2017? Allora, come ben sapete, se avete visto un po' di miei video, il 2017 non è iniziato nei migliori dei modi, però la cosa positiva è che sta continuando in maniera positiva, quindi quelle cose che non sono andate bene all'inizio anno si sono risolte, grazie al cielo, e stanno andando bene, per cui sono felice così e spero che continui in questo modo e sia anche un anno più felice sia per me che per voi. Giulia Fa 03 mi chiede, ti volevo chiedere se ti piace viaggiare, quali stati hai visitato e vorresti visitare. Allora,
Quali stati ho visitato? In realtà non sono mai uscita al di fuori dell'Europa. All'interno dell'Europa ho vissuto in Portogallo, a Lisbona per 6 mesi, ho visitato Vienna, Praga, Valencia, in Slovenia sono andata, non mi ricordo il nome, però in Slovenia, in Svizzera, in Germania, un po' in giro per l'Italia. Però mi piacerebbe tantissimo visitare i posti, sicuramente l'America, quindi farmi proprio tutta l'America, New York, California, cioè un po' tutta l'America in generale. Mi piacerebbe vedere il Brasile e, se tutto va bene, lo andremo a visitare non tra molto tempo. Anche la Thailandia, anche se lì io, essendo un po' deboluccia di stomaco, nel senso sono molto delicata di stomaco più che altro, quindi quei posti asiatici, esotici, che mi piacerebbe tantissimo visitare, mi spaventano un po', ho paura un attimino dell'alimentazione, però se si sta attenti, diciamo, non ci dovrebbero essere problemi. Angela Castellano, Danze Orientali, alla quale mando un bacio, che mi segue sempre, mi seguite tutte sempre ovviamente, però c'è alcuni nickname, neo nickname, scusate, alcune foto le ricordo, le ho memorizzate, e mi chiede: perché hai scelto di fare la YouTuber? Quando hai iniziato immaginavi tanto successo? Allora, premetto che io non mi sento né una star, né un VIP, né un personaggio, per cui non reputo il mio canale YouTube un successo, nel senso, per me personalmente ovviamente lo è, però la vedo più come una community, quindi sono felice di aver creato questo gruppo di ragazze che sia io trasmetto i miei consigli e i miei, diciamo, la mia esperienza a voi, ma anche voi, soprattutto nei commenti dei video, vi scambiate dei consigli tra di voi, e questa, secondo me, anche tra di noi, secondo me questa è la cosa più importante. Perché ho scelto di fare la YouTuber? In realtà la YouTuber non è il mio, come ben sapete, non è il mio lavoro, come vi spiegavo prima, ma è un hobby che ho iniziato a fare 6 anni fa grazie a Paolo, perché mi ha incoraggiato, perché seguivo sempre Clio, mi piaceva tantissimo fotografare i miei make-up, per cui di lì poi Paolo mi ha incitato e mi ha detto: ma perché non lo fai anche tu? Perché non ti metti in gioco anche tu? E così è nata questa esperienza. Frappa26 mi chiede: che lavoro fai? Ho risposto prima, faccio la designer e la graphic designer. Però John93 mi chiede: il ricordo più bello che ti porti nel cuore di quando eri piccola? Ciao! Ciao, un bacione anche a te. Allora, ricordo più bello, in realtà ne ho tanti, non ne ho solo uno, però di base la mia infanzia è stata molto bella, perché vivendo in campagna, sia i miei genitori che i miei nonni, diciamo, ho vissuto proprio quell'infanzia che adesso purtroppo non si vive più. Adesso i bambini sono davanti alla TV, ai videogiochi, ai cellulari, si vede pochi bambini, sì, ci sono ovviamente, ma vedo che proprio l'infanzia è totalmente diversa, anche l'adolescenza, da quella di almeno dei miei anni. Credo che io forse i miei anni siano stati gli ultimi anni così, cioè io mi ricordo che da bambina il mio pensiero non era la televisione o i videogiochi, ma non ce li avevo, cioè la televisione sì, ma i videogiochi non li avevo nemmeno, ma perché non mi interessava, mi piaceva più crearmi le mie torte di terra, arrampicarmi sugli alberi, correre nel prato, trovare i sassi strani, era quello che più mi piaceva, ecco, quindi ne ho tanti ricordi, ma soprattutto in generale la mia infanzia, proprio non riuscirei a scegliere un solo ricordo. Fenice Grace mi saluta, ciao, mi mando un bacione. Emma Amico mi chiede: se dovesti andare in una città molto lontana dell'Italia, ma è vietato portare trucchi, quale porteresti in particolare con te? Di trucchi? Quale porterete? Un camion e un tir pieno di trucchi? No, in realtà se dovessi scegliere un solo prodotto, oh madonna, sono indecisa tra il correttore e il mascara, quindi un prodotto che da una parte sia un correttore e da un'altra parte sia un mascara, non riuscirei a scegliere. Oppure no, mi farei prima di partire le extension alle ciglia, per cui non avere bisogno del mascara, quindi il correttore. Rosa Makeup mi chiede: ciao Pamela, finalmente sei tornata con tanta fatica a fare video, sei una delle poche che mostri professionalità e passione nei video, grazie. Le mie domande sono: cosa ti ha appassionato a questo mondo del makeup, e c'è una cosa che vorresti cambiare di quello che hai fatto in te? Allora, mi sono avvicinata, come dicevo prima, di base io sin da piccola ho amato l'arte, i disegni, mi mettevo lì a ricopiare, a disegnare Topolino, perché amavo Topolino, e quindi ho collezioni immense di Topolino.
a casa dei miei e quindi mi piaceva tantissimo disegnare. Di là poi ho iniziato a frequentare l'istituto d'arte e di là poi le vedo delle cose molto connesse tra di loro. Dal disegno ho iniziato a truccarmi, a sperimentare col make-up, a divertirmi con i colori. Diciamo che è nata proprio perché ho questa propensione verso le cose creative. Di base penso che non vorrei cambiare niente né in me né in quello che ho fatto, ma non perché ho la presunzione che quello che ho fatto sia perfetto, anzi penso che gli errori che io ho fatto sia in me che in generale mi hanno permesso di diventare la persona che sono oggi, per cui sicuramente non cambierei niente. Giulia Rosa, ciao! Ti devo mandare il pacchettino! Lo so, stai aspettando da tantissimo tempo, infatti mi hai scritto, ti ho scritto un direct, ma i direct sono mega intasati, per cui te lo sto inviando, scusami, ma capirete presto il motivo per cui sono sempre impegnata. Giulia Rosa mi chiede: chi o cosa ti ha dato l'iniziativa di esprimerti facendo video su YouTube e quindi di metterti a disposizione delle persone? Cosa ne pensi della campagna di Loretta, il make up per tutti? Allora, ho già risposto in parte a questa domanda, diciamo che è stato Paolo in primis a darmi questo input e poi da cosa nasce cosa, da essere una semplice passione così leggera è diventata per me proprio una passione a tutti gli effetti. E di là è poi nato anche il mio effettivo lavoro, nel senso che io ho studiato per diventare designer, poi tramite YouTube, quindi la creazione di video, mi sono appassionata al videomaking, di lì mi sono appassionata alla grafica ed è nato poi effettivamente il mio lavoro attuale, che è quello della graphic design. Sì, Loretta, mi sta venendo, mi mando un grosso bacio, non ci vediamo da un sacco di tempo, spero di andare il prima possibile a Milano appena mi libero. E cosa penso? Penso che sia un'iniziativa bellissima e condivido appieno la sua campagna, anzi se non la conoscete andate sui suoi social a scoprire di cosa si tratta. Wellness with Chiara mi chiede: prima di tutto come stai, come sta il patatone? Stiamo benissimo, lui dorme sempre, io sempre rincoglionita come sempre, ecco, vabbè, comunque andiamo avanti. So che ti sei trasferita al sud Italia svolgendo anche il tuo lavoro che ami, ma ti manca Milano, la città dei mille eventi per le youtuber? Tu sei molto brava e competente come amante del make-up e meriteresti più spazio. Grazie. Allora, io di base sono proprio del sud, cioè sono originaria del sud e mi sono trasferita a Milano, come vi dicevo prima, per qualche mese. Certo, di base mi manca uno per le persone a cui voglio bene, che purtroppo ho dovuto lasciare a Milano, per cui mi manca principalmente per quello. Sì, per gli eventi ovviamente mi faceva piacere e tuttora devo rifiutare tantissimi eventi perché non posso andarci essendo così lontana, però mi manca principalmente il fatto di essere lontana dalle persone a cui voglio bene. Vero 30483 mi chiede: sei sempre amica di Cindy? Ecco, e come mai hai smesso con i video più chiacchierici tipo vlog e challenge? Certo, sono sempre amica di Cindy, solo che purtroppo essendo ritornata in Puglia è difficile vedersi spesso, come prima ovviamente. Però sicuramente troveremo l'occasione di vederci il prima possibile. Allora, i vlog sono in arrivo, come vi dicevo nei miei precedenti video ci saranno dei vlog del fine settimana in cui vi faccio scoprire un po' la Puglia, perché durante la settimana magari vi farò vedere qualcosa se c'è qualcosa di particolare, altrimenti se vi devo annoiare come al computer anche no. E quindi ritorneranno questi video, in realtà torneranno anche delle challenge, dei video particolari insieme ad altre persone che vedrete presto. Gabriel, scusami, come stai? Benissimo, spero di stare sempre così bella attiva e prorompente anche a livello di salute, quindi non molliamo. Stefania Laganà, ciao tesoro, mi chiede: ciao Pamela, come hai scoperto la tua passione per il make-up? Come hai deciso di aprire il canale? Quante cose vorresti realizzare qui nel mondo di YouTube? Sono tante domande, lo so, però sarei contenta se mi rispondessi. Sei bravissima e dolcissima, un grosso bacio, grazie. Allora, alcune di queste domande ho già risposto. Per quanto riguarda le cose che vorrei fare qui su YouTube, sono tante le cose che vorrei fare qui, purtroppo il tempo anche questo, sto avviando alcuni progetti che scoprirete a breve, però diciamo che di base spero che di riuscire a creare una bella community, che è quello che mi preme tanto, e di creare un bel rapporto con voi e un bel ambiente dove chiacchierare e parlare tranquillamente. E niente ragazze, queste erano tutte le mie risposte. Se avete altre domande o curiosità lasciatemi un commento qui sotto, magari con l'hashtag AskPamela, così capisco che sono le domande del prossimo Ask. Io e Morris vi salutiamo
E se non l'avete visto negli altri video perché non era con me, era in giro con Paolo, per cui non era successo niente. E nel prossimo video che facciamo continuiamo a salutare i cucciolotti, perché stanno arrivando tantissime foto e se non me le avete ancora inviate vi lascio sotto la mia email, così potete inviarmi le foto dei vostri cucciolotti, che possono essere cani, cavalli, gatti, qualsiasi animale che avete a cuore, a cui tenete, che io e Morris le saluteremo nei video. E ci tengo tanto a salutare delle bimbe dolcissime che mi guardano sempre. Ciao, un bacione da parte nostra! Morris continua a dormire, va bene. E niente ragazze, noi vi salutiamo e ci vediamo domani con... no, domani, scusate, lunedì, con un nuovo video.